Spaghetti, cacio e pepe? Scientifici. Vi sveleremo i segreti per creare una crema al pecorino perfetta, senza grumi né fili. Cominciamo. Parliamo degli ingredienti. Pecorino romano di media stagionatura, pepe nero, spaghetti o tonnarelli, meglio se trafilati al bronzo. Il primo segreto è cuocere la pasta con meno acqua del solito, così da aumentare la concentrazione di amido. L'amido, come vedremo, è importante per la corretta riuscita del cacio e pepe. Nel frattempo tostiamo il pepe nella padella, dove poi finiremo la cottura degli spaghetti cacio e pepe. Facciamolo tostare fino a che non sentiremo sprigionarsi il suo intenso aroma. A questo punto prepariamo il letto di cottura del cacio e pepe. Aggiungiamo 3 mestoli d'acqua di cottura per creare così un'infusione al pepe nero. E mentre aspettiamo che gli spaghetti finiscano la prima fase di cottura, facciamo ridurre il liquido. Questo è il secondo segreto. Infatti, un buon letto di cottura ricco di amido facilita l'incorporazione del cacio con l'amido che farà da legante tra le proteine di grassi del formaggio. Terminata la prima parte della cottura, trasferiamo la pasta nella padella dove verrà terminata la sua cottura. Aggiungiamo un mestolo o due d'acqua di cottura e giriamo la pasta spesso per una cottura omogenea. Cuoceremo così a fiamma media per il tempo restante. Nel frattempo iniziamo la preparazione della crema al pecorino, semplicemente composta dal formaggio e dall'acqua di cottura. Sono 2 i segreti per ottenere il risultato perfetto: il rapporto pecorino al liquido e la temperatura di quest'ultimo. Come vedremo, stando attenti a questi 2 aspetti, si otterrà il risultato giusto. Il pecorino coagula ad una temperatura compresa tra i 60 e i 65 gradi, perciò l'acqua che si utilizzerà non dovrà mai superare queste temperature. Se non avete un termometro, versate lentamente l'acqua a filo sul pecorino e girate immediatamente e di frequente. Per quello che riguarda le proporzioni, l'obiettivo è di creare una pastella dalla consistenza simile a quella della ricotta. Per questo si aggiunge al pecorino l'acqua di cottura in proporzione 2 ad 1, ovvero per 200 g di pecorino vi aggiungeremo 100 d'acqua o all'incirca un mestolo raso. Fatta la nostra bella cremina e terminata la cottura della pasta, leviamo la padella dal fuoco, importantissimo, ed incorporiamo il cacio. E qui un altro errore comune. Gli spaghetti posseggono ancora la capacità di fondere il formaggio con il loro calore, quindi occorre mantecare velocemente facendo respirare la pasta il più possibile. Cremina. Ed eccola qua, la nostra deliziosa cremina di pecorino. Continuiamo a mantecare per circa 3 minuti, durante i quali la crema si addenserà rapidamente. Ultimo errore da non commettere, ovvero quello di mantecare troppo. Infatti è meglio impiattare quando il cacio e pepe non è ancora alla densità giusta, visto che la crema al cacio continuerà a ritirarsi finché non finisce in bocca.
Ed eccoli qua. Spaghetti, cacio e pepe scientifici. Se fate come noi, non li sbaglierete mai. E buon appetito. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale per più ricette di qualità, consigli e recensioni.